siamo al secondo giorno di fiera. Io nel frattempo ho preso il raffreddore, come si potrà sentire dalla voce, e stiamo proseguendo nel chiedere alle aziende di parlarci delle loro novità portate in fiera quest'anno a Verona. Buongiorno, sono Alessandro Lotto, responsabile tecnico e della ricerca e sviluppo nostra di Nutristar, oltre a essere uno degli amministratori. Niente, siamo stati orgogliosi di aver ricevuto un premio della Fiera di Verona per l'innovazione su un prodotto mangimistico in cui crediamo. Noi che siamo concentrati sui foraggi, sull'uso di meno concentrati, cioè di promuovere la parte ruminativa, a un certo punto abbiamo, prima dai vitelli ma poi anche nelle vacche, pensato di confezionare dei fitoterapici, degli integratori fitoterapici che abbiamo chiamato fitocomplessi, pensati da nutrizionisti, perciò non risolutori di tutte le problematiche, e l'abbiamo presentato. È stato accolto bene, sta funzionando, e questo è un bel prontuario che abbiamo preparato ricordando tutti i principi attivi che sono contenuti tramite il disegno della foglia e dei frutti da dove sono derivati gli estratti. È una gamma di prodotti di piccolo dosaggio che viene venduta in confezioni adeguate e sta funzionando in maniera più che egregia, è stata accolta bene dal mercato. Venerdì 14 febbraio a Montichiari, alla Fiera di Montichiari, abbiamo organizzato un convegno il cui tema è il latte e tutto ciò che possiamo ricavare dall'analisi del latte. È un anno che lavoriamo con questo nuovo approccio, abbiamo uno strumento adatto a questo, un MIR, e ci sarà questo convegno dove il principale personaggio è il professor Barbano dell'Università della Cornell University, il professor Cozzi di Padova e il professor Berzaghi sempre di Padova. Il chairman del convegno è il dottor Fantini. Ci teniamo a tutti perché partecipiate, per l'importanza che riveste questo tipo di analisi anche per valorizzare il latte e non solo vederlo come un aspetto negativo, anche parliamo i caseifici. Ruminanzia fa un eccellente lavoro su questo aspetto ed è giusto che sia presente in maniera forte con il dottor Fantini su questo tema. E siamo arrivati anche a questa edizione della Fiera di Verona, siamo presenti come al solito, tra l'altro con una novità molto interessante sempre sulla ventilazione per i bovini da latte. Abbiamo anche preso un premio come innovazione proprio su questo modello Rotor, che rispecchia un po' quello che è il lavoro che abbiamo fatto negli ultimi 3-4 anni e abbiamo chiamato programma Element, che deve distinguere quello che è il raffreddamento dell'animale nelle zone di alimentazione, cioè dove va a mangiare, nelle zone di riposo. Questa macchina ci mette e ci consente di poter realizzare questo programma Element in tutti gli allevamenti, anche dove ci sono soffitti bassi, anche dove ci sono situazioni un po' particolari, oltretutto montando una sola macchina che girandosi, ecco perché l'abbiamo chiamato Rotor, cioè ruota, in modo da creare la doppia ventilazione che rispecchi il protocollo che noi stiamo usando da diversi anni, che comunque focalizza il fatto che non è più una questione di raffrescare gli ambienti ma di raffreddare direttamente le vacche. Perciò questa macchina ruotando si posiziona nelle varie zone della stalla andando a cambiare velocità, inclinazioni per arrivare poi all'obiettivo finale, cioè di tenere la temperatura dell'animale al di sotto dei 39 gradi. Presentiamo anche un'altra novità che è questa che abbiamo definito Dynamic, cioè la centralina di controllo di questi sistemi di raffrescamento si devono adeguare anche a quello che sono le differenze di temperature e di umidità nei paesi in cui si sta lavorando, cioè è un THI che ormai più o meno conosciamo tutti che cos'è questo THI, ma è più dinamico, cioè va a verificare altri dati e altre condizioni. Questo è stato supportato anche dall'Università della Tuscia di Viterbo, perciò c'è anche uno studio universitario dietro che è stato fatto nel 2019 in collaborazione con Arienti appunto e l'Università. Cioè, ancora una volta Arienti presenta qualcosa di nuovo, siamo un'azienda che tutto sommato
ogni anno cerca di innovare, di fare qualcosa di nuovo. Buongiorno, io sono Alessandro Cortese di Cotrex Tassoi S.p.A., una ditta specializzata nella produzione di materie prime e di mangime, specialmente per la bovina da latte. In fiera abbiamo portato tre prodotti, frutto della nostra tecnologia Extrasoy sull'estrusione delle materie prime e in questo caso specialmente l'estrusione delle proteine. Con questi prodotti noi apportiamo all'animale un elevato valore di proteina metabolizzabile attraverso l'estrusione, con un elevato bypass proteico ma mantenendo comunque alta la digeribilità. In particolare vediamo il Soya Prime, un concentrato proteico col 55% di proteine, il Multipass, un pannello di soia col 50% di proteine e il 50% di bypass proteico, e l'Amino TXT, un prodotto ad alto valore di proteine metabolizzabile e di bypass proteico. Qui si può arrivare addirittura a un 70% di bypass. È un prodotto testurizzato che è veramente molto efficace nel razionamento e nell'alimentazione della bovina da latte. Sono Davide Cervella, sales manager per l'estero dell'azienda 2 Gamma, azienda italiana della provincia di Cuneo. Siamo qua in fiera col nostro brand per la divisione agricola Seal Plus e questa è la nostra esposizione di prodotti. Sono prodotti per l'insilato e il foraggio, tutti con la caratteristica di essere barriera all'ossigeno e con la caratteristica unica al mondo di avere un film per copertura di insilati a 9 strati per tutta la nostra gamma di prodotti, dalla velina 45 micron all'80 micron con la rete, abbinata alla rete, e al 150 micron one step a 9 strati, cioè con un estrusore unico al mondo ad avere 9 strati per quella che è poi dopo la costituzione del prodotto, che presenta 8 strati di polietilene e uno strato centrale di EVOH, che è la vera tecnologia innovativa, barriera all'ossigeno per una conservazione ottimale dell'insilato sotto il nostro film plastico. Abbiamo poi anche qua a Verona la gamma di stretch per il foraggio e questa anche questa qui unica al mondo, con una tecnologia che è barriera all'ossigeno, 7 strati per il film 50 cm e 75 cm che può essere utilizzato con qualsiasi tipo di macchinario. L'azienda 2 Gamma presenta poi anche il TIF per la fumigazione e la pacciamatura, quindi tutta una serie di prodotti legati al campo agricolo. Venite a trovarci qua in fiera e noi siamo qui. Bene, sono Luciano Bertocchi, sono responsabile dell'assistenza tecnica del settore vacche da latte del gruppo Veronesi. Sto partecipando a questa intervista perché ovviamente abbiamo un rapporto reciproco con Ruminanzia di progetti comuni che abbiamo iniziato e che speriamo di poter sviluppare. Parlo nello specifico del progetto del latte etico, che fa fatica ancora a decollare in Italia, ma nel quale noi crediamo profondamente. Per quello che riguarda l'aspetto più importante della fiera agricola, riteniamo che possa essere ancora o possa ancora rappresentare una vetrina per le aziende che hanno la facoltà o la capacità o la volontà di partecipare per comunicare ancora qualcosa. È chiaro che la comunicazione passa per dei canali che ormai non sono più quelli delle fiere, ma noi ci crediamo ancora e per questo motivo siamo in Fiera Agricola per l'edizione 2020, non solamente perché la sede amministrativa della nostra azienda è in Veneto, ma proprio perché è stata una scelta che abbiamo fatto e nella quale crediamo. Assieme a tutti i nostri partner, collaboratori e allevatori che parteciperanno, avranno la volontà di partecipare a questo evento, speriamo di poter comunicare qualcosa di buono, di nuovo, di interessante nell'ambito appunto dell'evoluzione, del progresso della zootecnia che può avere, la zootecnia da latte per quello che mi riguarda, che non è mai andata troppo in crisi perché il latte o i suoi derivati comunque hanno ancora una valenza molto importante. Si conclude così anche il secondo giorno di fiera, rinnovo l'appuntamento a domani dal padiglione delle vacche.